hanno tentato il colpo grosso alla Itala Preziosi di San Zeno, ma la banda di malviventi è stata messa in fuga dall'allarme. È successo nella notte tra sabato e domenica attorno alle 2, quando i ladri si sono creati una via d'accesso forzando una finestra sul retro dello stabilimento al piano terra, ma il sofisticato impianto di allarme è entrato immediatamente in funzione e a nulla sono valsi i tentativi della banda di metterlo fuori uso. In pochi minuti nella zona industriale di Arezzo sono così arrivati carabinieri e vigilanza privata. Dei malviventi non c'era però già nessuna traccia, erano fuggiti a mani vuote. C'è stato questo furto, sono entrati in azienda, ma devo ringraziare le forze dell'ordine e poi devo anche dire che abbiamo un impianto molto sofisticato che ha risposto prontamente e sono fuggiti. Questo non vuol dire che l'allerta rimane sempre molto alta e nel settore è fondamentale fare un'opera di prevenzione e essere tutti uniti perché può capitare a qualsiasi azienda. Quindi uniti e prevenzione. Al vaglio degli inquirenti adesso le immagini a circuito chiuso del sistema di videosorveglianza dell'azienda che si occupa di affinazione di metalli preziosi. Non si tratta dell'unica ditta orafa aretina presa di mira dai malviventi. Alcune settimane fa, infatti, in via Sergio Ramelli i ladri erano riusciti a portar via circa 200 kg d'argento. A fine maggio invece il tentato colpo alla Chimet. Cresce così inevitabilmente l'apprensione nel distretto.